Allora, Cristian, e niente, Cristian, qui abbiamo preso Lukaku. Innanzitutto, come vedi l'acquisto di Lukaku nella Roma e che prospettive ci sono? Poi parleremo un attimino di calciomercato. Allora, innanzitutto vanno fatti i complimenti ai Fredkin perché secondo me hanno fatto un investimento non da Roma, ma assolutamente necessario per puntare alla Champions League. Mi spiego. Lukaku costerà intorno ai 17 milioni per un solo anno e tra l'altro non è neanche tuo, tra virgolette lo prendi in prestito. Però credo che tutti quanti in questa chat ci siamo accorti con le prime due giornate che senza Lukaku la Roma in Champions League non ci sarebbe mai andata. Anche le persone più ottimiste credo che dopo queste due partite abbiano compreso l'importanza di avere un campione in più in questa squadra, specialmente in attacco. Quindi credo che questa cifra, tra virgolette, anche importante per le casse della Roma, sia stata una scelta totalmente corretta da parte di Fredkin proprio perché con lui credo che la Roma possa ampiamente competere per i primi quattro posti. Quindi questi 17 milioni ti danno la speranza di portarne a casa tanti tanti di più l'anno prossimo. Quindi assolutamente un colpo eccellente e quindi qui dobbiamo anche ringraziare il fatto che qualcuno non ha accettato offerte in precedenza ai vari Santos, Atalanta, perché ci si è aperto un portone e quindi sono totalmente d'accordo con questo acquisto, nonostante abbia un lato economico gravoso per la Roma. Ecco, adesso ho preso Lukaku, però vediamo il difensore perché sono ore importanti. La Roma cerca un difensore che si sa adattare anche a terzino, ma questo lo cerca da quando è andato via Ibanez. E ci sono un po' di nomi, ieri ve lo dico, abbiamo scoperto, comunque la Roma ha parlato anche con Sergio Ramos che è stato offerto, con gli intermediari, con i procuratori, non lo so. Comunque però mi dicono complicato, difficile, lui ancora chiede tanti soldi, ecco perché ancora non si è accasato da nessuna parte perché credo che non si voglia svendere. Per il resto Rui Patricio, io credo proprio che Rui Patricio rimarrà per quest'anno perché ha un ingaggio troppo importante, è un giocatore di Mourinho e secondo me almeno fino a gennaio, se non fa cose proprio clamorose, poi a gennaio veramente cambia, poi c'è Svilar. Comunque il portiere credo che sarà rimandato al limite a gennaio, al massimo l'anno prossimo. Poi c'è sta da fare le uscite, ragazzi, sappiamo tutti di Solbakken, vicinissimo all'Olympiakos, Selic potrebbe andare al Galatasaray, in prestito credo con obbligo di riscatto. Spinazzola ieri mi hanno detto che dovrebbe comunque rimanere anche se è l'ultimo anno. Questo è quanto, perciò il mercato della Roma si dovrebbe chiudere solo con un difensore centrale che si adatta a terzino. Questa dovrebbe essere, perché a Roma cerca anche un esterno sinistro, mi hanno detto Cristian, però se non esce Spinazzola io la vedo dura che può arrivare un esterno sinistro. Comunque, questo è. E Cristian, in base a questo, l'altro giorno comunque i Fracchini, dopo che prendono Lukaku, fanno uscire a mezzo stampa che non ci sono più alibi. Vogliamo la Champions League. Abbiamo preso Lukaku per andare in Champions League. Mi pare che sono stati proprio perentori, senza se e senza ma. E, mi sembra la prima frecciata da quando Mourinho è a Roma. Mi sembra la prima frecciata verso l'allenatore. Secondo me, anche giusta, anche perché fino a questo momento i Fracchini non hanno mai parlato neanche in questa occasione perché la fanno uscire a mezzo stampa e Mourinho ha fatto quello che gli pareva in questi 2 anni
sputtanando tante volte il mercato da Roma, Roma come se fosse una squadra il Bologna che è un miracolo lottappa Champions League, è una squadra soprattutto a inizio campionato sempre in 2 anni fino a dicembre dove sono tutte pippe e poi dopo a gennaio febbraio quando c'è stata le coppe ricompatta il gruppo e fa queste cose così. Vabbè. L'ultima è stata prima di Verona, i presidenti partivano con l'aereo per andare a prendere Lukaku e lui ci trattava come l'Udinese, dicendo che Renato Sanchez comunque se non era infortunato non poteva mai venire a Roma, Dybala uguale, ma io gli do pure ragione a Mourinho perché da una parte è anche vero, solo che lui non lo deve dire mai perché è l'allenatore. E queste cose non le deve dire mai perché poi dall'altra parte io devo dire ma tu pure sei Mourinho e allora se te vedo qua a Roma vuol dire che te negli ultimi anni hai fatto male perché se no come facevi a venire a Roma che una volta guadagnavi 20-25 milioni d'euro l'anno e allenavi i giocatori più forti del mondo? Se sei venuto a Roma allora poi se hai qualche problemino c'hai anche te. Tant'altro anche Mourinho ne fa degli errori secondo me de comunicazione, poi non c'è mai il contraddittorio e allora passa tutto inosservato. Secondo me adesso a Roma si deve mettere a testa bassa. È vero che col Milan partita difficilissima perché te mancheranno i giocatori più forti che in teoria ha la Roma. Io l'ho detto, secondo me i giocatori più forti da Roma sono Lukaku, Dybala e Renato Sanchez se sta bene, cioè proprio quelli più impattanti, quelli proprio più da Champions League come li chiamo io. E purtroppo la prima col Milan ne mancheranno, il Milan va a 200 all'ora, squadra forte, però mi aspetto comunque 11 loro, 11 noi, non è che siamo Spezia, abbiamo visto la Salernitana pareggiare con la Roma, De Fazio e Gyomber, abbiamo visto il Verona battere la Roma e la Roma anche rimaneggiata in casa con 65.000, mi posso aspettare pure che batta il Milan, certo, bisogna preparare una bella minestra da nonna come si fa a Mourinho. Bisogna car essere carichi a pallettoni, però cioè, non è che siamo anche con tutti i problemi che abbiamo. Aguero giocherà, Belotti giocherà, Smalling giocherà, Cristante giocherà. Giocheranno giocatori comunque importanti, Spinazzola o Zaleschi. Non lo so. Comunque, una squadra. La mettiamo in campo che è superiore almeno alla metà delle squadre del campionato. Cioè, credo che comunque venerdì la Roma, anche con tutte queste assenze, sarà una squadra di livello più o meno. Io credo più di un Torino, forse un pochino meno da Fiorentina titolare, non lo so, ma forse come la Fiorentina, vi dico, stai là e secondo me bisogna già riprenderci qualche punto da quelli che abbiamo perso nelle prime 2 giornate. Che ne pensi, Cristian? Allora, per quanto riguarda la comunicazione dei Fredkin, chiaramente loro, essendo abituati in un certo modo, hanno risposto a Mourinho togliendogli tutte le scuse possibili, cioè con i fatti, comprando un giocatore che mette a tacere l'allenatore, che, ripeto, è sempre un po' fastidioso quando fa le conferenze stampa. Almeno all'ultima io avrei evitato, visto che comunque la proprietà stava andando a prendere un giocatore che è probabilmente nel suo top era un top player e continua ad essere, secondo me, un grandissimo giocatore. E quindi adesso lui è un po' con le spalle al muro, chiacchiere a zero, fai i risultati. Per quanto riguarda la situazione della Roma col Milan, la Roma in casa in questo campionato per me può vincere con tutti. Chiaramente non parte favorita in questo momento perché abbiamo tutti noi davanti agli occhi un po' specialmente la situazione difensiva della Roma, che sembra aver perso molta solidità rispetto all'anno scorso. L'anno scorso imputavamo alla Roma una mancanza di idee e di gioco, ma di certo la solidità difensiva veniva messa a dura prova solo da errori individuali, però era sotto gli occhi di tutti che la Roma era comunque la quarta difesa del campionato. In queste prime 2 giornate la Roma ha dimostrato una scarsissima solidità difensiva, non facendo altrettanto bene in attacco, perché è vero che hai fatto 3 gol, però è anche vero che hai affrontato, penso, la peggiore difesa in Serie A della Salernitana e una delle peggiori è il Verona.
Purtroppo arrivi a questa partita, non dico con l'acqua alla gola perché siamo alla terza giornata di campionato, però io vi invito a fare una riflessione, ragazzi. La Roma deve fare quest'anno due ragionamenti. Il primo in ottica di punti, il secondo in ottica di quarto posto, e cerco in 2 minuti di spiegarla. Allora, io credo che quest'anno ci vorrà più punti rispetto all'anno scorso per andare in Champions, Alessio, perché la Juve, l'Inter e il Milan non faranno un campionato ridicolo come l'anno scorso. Certo. Quindi credo che se la Roma voglia essere tranquilla di andare in Champions, deve fare tra i 74 e i 75 punti per essere, diciamo, più o meno tranquilla di andare in Champions. Poi potrebbero anche non bastare, come potrebbero essere anche troppi, però facciamo un conto 75 punti. È chiaro che la partita di venerdì comincia a essere importante anche dal punto di vista dei punti, ma ancora più importante dal punto di vista della posizione, perché io credo che dopo 12-13 giornate, Alessio, la Roma capirà qual è la sua rivale per il quarto posto, se sarà il Milan, se sarà la Certo. Juventus, se sarà l'Inter o il Napoli, perché probabilmente dopo 12-13 giornate capirai quale di quelle quattro è la più debole. Ecco, nella bruttissima ipotesi che dovessi steccare venerdì, rischi di trovarti tra i 6 e gli 8 punti da tutte le competitor, che è un dramma. Sfido chiunque a pensare dopo 3 giornate di poter stare a 8 punti dal Milan, a 8 punti dal Napoli eventualmente o dall'Inter. Quindi per tutti e due i motivi che vi ho detto, la Roma deve assolutamente fare risultato col Milan, sia dal punto di vista dei punti, perché se tu dopo 3 giornate ti presenti con un punto, farne 75 a fine Certo. campionato vuol dire avere una media sopra i 2 punti a partita, cosa che possibile, però comunque abbiamo visto i punti che ha fatto la Roma l'anno scorso. È ancora peggio per la posizione, perché le altre partite, le grandi, non ha steccato una. Noi abbiamo visto 8 partite delle grandi, Milan, Inter, Juve e Napoli, 7 vittorie, un pareggio. Quindi questo già mi fa capire come quest'anno tutte le squadre, quelle forti intendo, quelle scarse che sono state secondo l'anno scorso, manco le considero, hanno visto nel campionato un approccio meraviglioso, e questo erano anni che non succedeva che 7 partite su 8 delle top 4 venissero vinte. E quindi il campionato non ti aspetta. E quindi la Roma venerdì ha l'obbligo morale di provare a vincere o quantomeno di portare a casa il pareggio, perché altrimenti parti con un handicap che a livello statistico è importante, colmabile certamente, Sì, però è un gap dopo statistico devi veramente. correre, dopo devi correre, dopo devi Bravo, correre dopo non ho capito l'errore. e devi fare dopo se tu sbagli col Milan, ma anche se la pareggi, secondo me, tu dopo sei obbligato quando rientri dopo la sosta a fare i filotti di vittoria vera, veri, che non facciamo ormai non so da quanti anni. Cioè la Roma deve fare 7, 8, 9 vittorie consecutive perché se tu fai una partenza dove giochi con una big per carità, ma in casa e perdi con Salernitana e Verona, dopo sei obbligato a fare almeno 5-6 vittorie consecutive subito per rimettere un pochino le cose a posto. Non neanche si sa se poi abbasta perché poi anche l'arte tocca vedere quello che fanno. Comunque, ragazzi, monologo, binologo, terminato, terminato.